Ciao ragazze, questo è un video tag ed è il video tag What's in my travel bag, dove vi mostro che cosa ho messo nel mio beauty da viaggio e vi faccio vedere subito il beauty. È trasparente, rosa, dentro ha due pochette piccoline, più una terza rettangolare in basso. È trasparente ed è molto molto utile perché una volta estratti i vari prodotti contenenti nelle pochette, noi abbiamo un quadro completo di tutto quello che abbiamo portato e non ci sfugge niente, perciò senza stare a mettere tutti i prodotti sulle varie mensole dove andremo, abbiamo questo, ecco, questo mini acquario dove abbiamo tutto il colpo d'occhio che ci serve per capire che cosa ci siamo portate appresso. Allora, ve lo vado subito ad aprire, ha una lampo superiore. Ci sono due prodotti esterni alle pochette, sono il mio pettine e il mio spazzolino. Partiamo subito con la prima pochettina. Che contiene l'occorrente per le unghie. C'è la mia base della Essence Nail Art. Il mio top coat della Studio Nails, sempre di Essence, il kit sempre di Essence della French Manicure, uno smalto bianco con delle perlescenze rosa e questo mini pot che nasce come un solvente per le unghie finte, cioè quei vasetti che servono per far sciogliere le unghie finte dentro i pungoli in plastica. Che però io mi trovo molto molto bene rispetto a quello di Essence perché il foro è più stretto ed i pungoli sono molto più vicini all'unghia e perciò io ogni volta lo svuoto e lo riempio con del solvente nuovo. Questa era la pochette per le unghie, perché la scelta del set del French Manicure, perché come vedete io ho uno smalto viola con dei brillantini, quello che avevo nell'ultimo video, e ho uno smalto viola anche sui piedi, perciò qualora dovesse, ecco, scheggiarsi questo smalto, preferisco una soluzione, ecco, neutrale come può essere la French Manicure. E passiamo alla seconda pochette. Allora, qui abbiamo il brush cleanser di Kiko, le mie pinzette di fiducia, ve la presento. Questa è la mia estetista per quanto riguarda le sopracciglia. E c'è un laccetto, lo stick protettivo SPF 50 di Kiko, che io uso anche come base sotto il trucco. Il mio deodorante, sapete qual è, roll-on all'allume di Rocca. Come struccante ho scelto di portare il bifasico di Kiko, proprio perché la maggior parte, e poi lo vedrete, dei miei trucchi sono waterproof. Poi c'è un cono per l'applicazione del fondotinta o della crema colorata. Due lamette che fanno sempre comodo, un mini dentifricio da viaggio e ci sono due fermagli per capelli. Questo era il contenuto dell'altra pochette. Adesso passiamo alla pochette che contiene i trucchi. Tiro fuori a caso perché logicamente, anzi, per quanto è piena si tirano fuori da solo gli oggetti, perciò cominciamo da quelli che sono usciti fuori, perciò la mia Vibrant Eye Pencil di Kiko 603.
la mia matita labbra Estée Lauder 13 T-Rose. Un paint pot ed ho scelto il Bare Study come base primer occhi e anche come ombretto da solo. Lo conoscete bene qui. Questo ombretto della Deborah che mi piace molto, il 24 ore Velvet Wet and Dry 08, questo splendido grigio, un top grigio. Come blush il Water Blush di Kiko nello 03 Pretty Pink. Questo rossetto di MAC che io adoro, che è una via di mezzo fra rossetto e lip gloss, ma veramente non si sente sulle labbra ed è quello che piace a me, perché io i gloss non li sopporto molto. Questo è il Kissable Lip Color ed è la nuance Sauvain, non si vedrà mai, affidatevi, è un color arancio. Questo lip stain di Essence della collezione Q-Rock e nello 02 Your Pinkies on Fire. Questo eyeliner waterproof di Kiko nella 03, la colorazione 03. La mia cipria di Kiko Soft Light Powder 02. Un mascara normale e questo è il ciglia finte di Maybelline. Questo che nasce come un eyeliner waterproof shadow liner duo della Smashbox. Questo magari ci tengo a farvelo vedere perché carino come prodotto ed è questo specchiettino e ci sono due ombretti in crema che però possono essere usati anche come eyeliner in crema. Non so come si chiama, mi sembra cashmere, ok. Poi uno stick illuminante della Kiko, quello color carne, che ce n'è uno color oro e non è questo, questo è quello color carne. Poi molto velocemente un altro Kissable Lip Color, questo invece è un nude e si chiama Super. Anche questo è un ottimo colore, un bellissimo colore. Una matita nera ed ho scelto questa della L'Oreal Infallible, 16 ore, questa è ottima, sia scrive benissimo sia all'interno dell'occhio che fuori. C'ho al posto dell'eyeliner, mi sono portata una matita nera. Il mio siero anti-età della Kiko, il mio fidatissimo correttore Inglot, il numero 23, il mascara waterproof e quello di Essence Sun Club 100% splash proof, il mio temperino della Kiko, questo fondotinta Stay All Day 16 ore di Essence che è molto molto leggero e che io vado mischiando con la mia crema, col mio siero di Kiko per ottenere la mia crema colorata. Questo splendido ombretto di MAC ed è un Mega Metal Eyeshadow, questo colore viola, non so se si vede bene in camera, è un viola, aspettate ve lo apro, si chiama Noir Plum, ecco così forse si vede meglio. Come ombretti ho deciso di portare la palette della Sun Club, la conoscete tutte, è la 05 Long Island Breeze, ho deciso di portare questo rossetto della Basic Beauty e quello rosso, l'RM30 matte.
ultimi due stick della Kiko, il 21 e il 26. Questo che fa sia da illuminante, da terra, da blush, questo è proprio un prodotto polivalente, qui lo sapete, chi mi conosce lo sa che io lo adoro, l'ho comprato in quantità industriali ed è il Far Cotto Effetto Velluto nella nuance 01, bellissimo, questo non potevo non portarlo. Per finire c'è il mio set di pennelli Inglot. Avete già visto nel tutorial degli acquisti. E per finire campioncini di profumo, che io quando sono in viaggio non mi piace portare la mia bottiglietta di profumo, anche perché il mio profumo è una bottiglietta piuttosto ingombrante. Il mio profumo è Lola di Marc Jacobs, sicuramente lo conoscete, ed ha quel tappo a forma di fiore stupendo, però ecco, una confezione proprio veramente veramente molto molto grande. E questo è tutto, ragazze, spero di essere stata più veloce possibile. E io ecco, non ho portato poche cose, lo potete vedere, diciamo che finché entravano prodotti io mettevo dentro. E il fatto qual è che io comunque ogni volta mi pento sempre di non aver portato ulteriori prodotti, perciò secondo me è meglio portare più cose ed eventualmente non usarle, piuttosto che avere voglia di metterti qualcosa che non hai a portata di mano. E, ecco, tanto voglio dire, i trucchi non è che ingombrano tantissimo, perciò per me non è assolutamente un sacrificio portare tutti questi prodotti. Li ho anche abbinati in base ai vestiti e diciamo che ecco, mi posso accontentare di tutto ciò. Non so se a voi sembra molto o sembra poco, fatemi sapere anche voi che cosa porterete in vacanza con voi, se sono veramente tanti come nel mio caso, o se sono veramente poche cose. Ecco, diciamo che io ho puntato molto sul trucco waterproof e userò moltissimo il paint pot da solo e gli stick della Kiko, userò moltissimo l'eyeliner blu, che ecco, gli unici due tocchi di colore che ho portato sono, ecco, questo azzurro della Sun Club dentro la palettina, l'eyeliner e questo ombretto viola. E perché per il resto è tutto molto molto tranquillo come make up, perciò questa è la panoramica di tutto quello che ho portato. Vi faccio rivedere panoramica. Mi raccomando, ragazze, ricordatevi il temperino, perché è una cosa che si dimenticano molte persone. Ok, questo è tutto, e un bacio e buone vacanze a tutti, ragazzi.